Bruno Editore presenta Ristrutturazione finanziaria di un'impresa. Guida strategica al riassetto aziendale dall'analisi al finanziamento di Roberto Ciompi. Introduzione. Gentile lettore, voglio ringraziarti per aver acquistato questo ebook. All'interno troverai le strategie, i segreti, le tecniche e le procedure per preparare in modo ottimale e professionale un progetto di ristrutturazione finanziaria per un'azienda. Le indicazioni che trovi in questa guida sono state tutte da me sperimentate e ti garantisco che potranno aiutarti a ottenere importanti risultati. Non sono formule magiche, ma consigli e modalità operative che potrai seguire e imparare giorno dopo giorno, e che ti consentiranno di preparare un progetto di ristrutturazione finanziaria da presentare a una banca. Questo ebook è rivolto principalmente alle piccole e medie imprese italiane e a coloro che svolgono un'attività in proprio, come liberi professionisti, ma lo consiglio anche a coloro che hanno intenzione di avviare una nuova attività imprenditoriale. La tabella seguente, relativa all'ultimo censimento fatto in Italia, indica il numero delle imprese suddivise nella loro forma giuridica, società individuali o professionisti, società di persone, società di capitali, eccetera. Imprese per forma giuridica e addetti, censimento 2001, dati Istat. Prima colonna, forme giuridiche, imprese individuali, lavoratori autonomi, liberi professionisti, società di persone, SAS, SNC, società di capitali, società per azioni, SPA, società a responsabilità limitata, SRL, società cooperative, altre forme, totale. Seconda colonna, numero di imprese. Terza colonna, totale addetti. Ognuna di queste imprese, sia di piccolissime dimensioni, per esempio un professionista che svolge la propria attività senza dipendenti, sia di piccole, medie e grandi dimensioni, ha a che fare con la parte finanziaria della propria attività. Ti faccio alcuni esempi. Apertura di un conto corrente dove far confluire gli incassi o emettere assegni e bonifici per i pagamenti. Apertura di una linea di credito per anticipo fatture dei clienti. Finanziamento per acquisto di un macchinario o di un'attrezzatura di lavoro. Mutuo o leasing per acquisto di un immobile dove svolgere l'attività. Il termine ristrutturazione finanziaria è sicuramente noto a molti imprenditori che ne sentono parlare dal loro commercialista, dalla banca con la quale hanno rapporti, dalle associazioni di categoria e da altri soggetti che orbitano intorno a un'azienda. Generalmente una ristrutturazione finanziaria o del debito consiste nello stabilire nuove condizioni, ad esempio tassi di interesse più bassi, posticipazione delle scadenze, eccetera, per i debiti contratti da un'impresa. Tutto vero, ma quello che voglio insegnarti con questo ebook è come intraprendere una ristrutturazione finanziaria in una piccola e media impresa e la serie di benefici che ne derivano. Voglio anche aggiungere una mia personale interpretazione della stessa definizione, che si può sintetizzare così. Tutte le volte che si va a intervenire sulla parte finanziaria di un'azienda o di un soggetto con partita IVA, siamo nell'ambito di una ristrutturazione finanziaria. È un po' come quando si porta l'auto dal meccanico. Sia che si tratti del normale tagliando, sia che si tratti di una manutenzione straordinaria, si va a intervenire sul mezzo. Inoltre, voglio aiutarti a comprendere perché è utile effettuare una ristrutturazione, cosa deve spingerti a compiere questo passo, a superare alcuni aspetti psicologici e i benefici economici e finanziari che ne conseguono. Lo scopo di questo ebook è fornirti una visione personale del concetto di ristrutturazione finanziaria, che ritengo utile farti conoscere poiché nelle applicazioni quotidiane mi ha consentito di ottenere importanti risultati con aziende e professionisti. Per fare ciò, mi aiuterò con degli esempi riferiti che prendono spunto da casi gestiti personalmente. Ti spiegherò inoltre che la ristrutturazione finanziaria è utile anche in momenti non particolarmente critici, in quanto si può far rientrare nel progetto la ricerca di nuovi finanziamenti, con vari benefici.
Nel mio ebook Farsi finanziare dalle banche, pubblicato da Bruno Editore, spiego come preparare una richiesta di finanziamento a una banca. Ciò di cui parlerò adesso può essere considerato come una continuazione del precedente, poiché utilizza la stessa procedura, finalizzandola a un progetto di ristrutturazione finanziaria. Per valutare il credito da concedere alle aziende, le banche oggi si sono dotate di particolari strutture operative con personale specializzato dedicato solo a questa tipologia di clienti. Con l'entrata in vigore dei parametri di Basilea 2, il capitolo 1 sarà dedicato a capire meglio questo tema, si rafforza il rapporto tra il costo del credito e la valutazione di solvibilità che può avere un'azienda, rating. Saranno quindi avvantaggiate quelle aziende e soggetti che riusciranno in via preventiva e consuntiva a comunicare alla propria banca le prospettive di reddito, la stabilità economico-patrimoniale, le potenzialità di crescita. In altri termini, coloro che presentano un livello di rischio più elevato potrebbero ottenere un minore accesso al credito, oppure un incremento dei costi legati al suo ottenimento. Uno degli elementi che quantificano il livello di rischio assunto dagli istituti di credito è indubbiamente il livello di rating dell'azienda. Anche a questo aspetto sarà dedicato il capitolo 1. Le aziende vengono sottoposte a un sistema di analisi da parte della banca, la quale attribuisce un rating che, a seconda del risultato, sarà determinante per l'accesso al credito e per le condizioni dei tassi di interesse e altri costi accessori applicati. Prendiamo il caso di un'azienda in attività da diversi anni che decide di fare una domanda di finanziamento di qualsiasi genere. Il sistema di valutazione della banca va ad analizzare per prima cosa la centrale rischi. Nei capitoli seguenti spiegherò meglio di cosa si tratta. I bilanci dell'azienda, sia degli anni precedenti sia dell'anno in corso, i bilanci previsionali, la storia e la credibilità dell'imprenditore, la qualità dei clienti, privati, enti pubblici, grandi o piccole aziende, i tempi di riscossione dei clienti, il pagamento dei debitori ai fornitori. Inoltre, se l'azienda è già cliente, si analizza il comportamento dell'imprenditore nei confronti della banca e dopo l'analisi di quanto elencato si determina una serie di indicatori che vanno ad attribuire all'azienda un rating, dotato di vari livelli di classificazione. Esempi: AAA, AA, A, BBB, BB, B. In base all'attribuzione del rating, l'azienda riceverà dalla banca una valutazione per l'accesso al credito. In funzione del rating assegnato, possono verificarsi due casi. La richiesta di accesso al credito non viene accettata, oppure la banca risponde positivamente all'azienda che può ottenere condizioni di tassi di interesse applicati e spese di commissioni migliori o peggiori a seconda dell'indice di rating attribuito. Altro punto sul quale va a incidere il rating riguarda la quantità di credito che la banca sarà disposta a concedere all'azienda. Il tessuto imprenditoriale italiano vede mediamente aziende sottocapitalizzate e finanziariamente deboli. Oggi occorre fare molta attenzione alla parte finanziaria. Le piccole e medie imprese dovranno aiutare le banche a comprendere la realtà del loro mercato di riferimento, le proprie prospettive di crescita all'interno dello stesso, l'andamento settoriale, il vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza, la stabilità del proprio sistema finanziario, economico e patrimoniale. Per fare ciò è indispensabile creare una comunicazione efficace con gli istituti di credito, che si basi sulla fiducia e sulla trasparenza, senza ricorrere, ad esempio, a politiche di bilancio orientate ai soli fini fiscali. L'azienda deve avere una percezione più chiara possibile della propria posizione rispetto a ciascuno degli elementi rilevanti ai fini della determinazione del rating. Sarà quindi utile incrementare un sistema di controllo mirato a monitorare la capacità di produrre reddito, flussi di cassa, livello di indebitamento e la capacità di effettuare previsioni finanziarie accurate. In questo scenario è molto importante capire, in via preventiva, quando è necessario fare un intervento di ristrutturazione finanziaria e i benefici che si possono ottenere. Preparare la richiesta per presentare il progetto di ristrutturazione a una banca richiede una particolare attenzione, una procedura, alcuni accorgimenti tecnici e segreti che scoprirai man mano.
Come ristrutturare finanziariamente la mia azienda? Che benefici avrò da tale intervento? Come abbinarci la ricerca di nuova finanza? A quale banca posso rivolgermi? Sono domande che quotidianamente mi vengono rivolte e riguardano sia imprenditori che professionisti. Seguendo le indicazioni dell'ebook, leggendo i capitoli e facendo tesoro dei segreti che vi troverai, sarai in grado di preparare un progetto di ristrutturazione finanziaria, indicandone i motivi e i benefici che ne derivano. Devi comunque sapere che i risultati sono possibili solo mettendoci impegno, determinazione, ottimismo, insieme naturalmente alle giuste strategie. Gli esempi che troverai nei capitoli seguenti ti dimostreranno che, pur essendo diversi, seguono un percorso e un metodo che andrò a insegnarti. Ti spiegherò il funzionamento e l'importanza dei confidi o consorzi fidi e di altri enti di garanzia, i quali possono essere utilizzati come strumenti molto utili a sostegno del tuo progetto. Ti anticipo che l'utilizzo dei consorzi fidi o degli enti di garanzia consente di aggiungere alla richiesta di finanziamento presentata alla banca, oltre alle garanzie da te prestate, ipoteca, fideiussione, eccetera, un'ulteriore garanzia aggiuntiva rilasciata dagli stessi. Infine, troverai un caso gestito personalmente e che ho preso ad esempio. Questo episodio specifico mi ha ulteriormente confermato che, mettendoci impegno e determinazione e seguendo alcune regole abbinate a una strategia di lavoro, si possono portare a buon fine progetti di ristrutturazione finanziaria difficili e complessi. Quindi, datti da fare e iniziamo a lavorare. Buona lettura. Roberto Ciompi.